era scivoloso. L'hanno messo e si risolverà il problema con un cambiamento. Però davvero stiamo cercando di pianificare, anche dal punto di vista delle scuole e tutte le attività possibili e immaginabili. Da qui a non cogliere delle opportunità a fronte di una difficoltà di controllo dei cantieri che oggettivamente è evidente, ma a breve, il 1° settembre, arriveranno i nuovi geometri, no? E quindi sicuramente ci sarà un potenziamento anche dei lavori pubblici e cercheremo di essere ancora più efficienti possibile. Lo dico in termini pacifici. Questo era Grazie quanto. Sindaco. Prego, consigliere Darko. Buongiorno a tutti. No, io voglio dire, Sindaco, c'è una differenza. Se il consiglio comunale o un consigliere, voglio dire, vuole una risposta scritta, vabbè, fa una lettera di comunicazione al caposettore o all'amministrazione comunale e chiede una risposta scritta. Se un'interrogazione viene fatta in consiglio comunale, voglio dire, nel pieno diritto, io credo che le risposte che i consiglieri si pongono è quella di darla in consiglio comunale, ma questa è una scelta, voglio dire, per l'amor di Dio. Nell'ultimo consiglio fatto il 13 luglio, io ho posto alcuni problemi, per cui mi credevo che stamattina, comunque, voglio dire, diceva, hai detto delle fesserie, non è come dici tu, abbiamo appurato, le cose stanno diversamente, queste cose, voglio dire, non ci sono state dette. Uno era il campo sportivo. Dopo molto efficientemente, voglio dire, la segretaria comunale mandò una lettera, una nota ai capisettori interessati per capire cosa era successo e se realmente le preoccupazioni del consigliere Darko erano reali o no. Questa risposta non è arrivata ancora, ci auguriamo che arrivi quanto prima. L'altra è sui lavori di Santa Maria, di via Santa Maria di via Madonna delle Grazie, dove si poneva un problema. Io ho detto che probabilmente tra il capitolato, il disegno e l'esecuzione dei lavori c'erano delle inesattezze. A mio avviso mancano ancora circa 25-30 metri di marciapiede non realizzati, stanno nel capitolato, manca l'impianto di illuminazione all'interno del marciapiede che non è stato realizzato. Gli ho detto che la stratificazione e il mando stradale, visto in quel consiglio comunale, secondo me non rispettavano quelle che erano le misure che stavano all'interno del capitolato. Tanto è vero, voglio dire, che al primo bicchiere d'acqua, voglio dire, che è successo qualche tombina e non è solo perché stanno altre che stanno per cedere, e il mando stradale si è dissollevato da terra. E quindi credo che qualcuno dice, ma queste sono cose che, voglio dire, io l'ho detto perlomeno al caposettore e in consiglio comunale, ancora prima che succedesse. Queste risposte chi ce le deve dare? Innanzitutto abbiamo bloccato il pagamento alla ditta che ha fatto i lavori a via Madonna delle Grazie. Per questo sarebbe stato il primo atto da fare, credo. Ma questa risposta, se tu è inutile che ti sbagli, il problema è che le risposte le deve dare il consiglio comunale. Io capisco tutto quello che vuoi tu, ma noi abbiamo posto dei problemi. Se c'è l'Italia queste risposte, in positivo o in negativo, per noi o per voi, ma comunque sono risposte che vanno date in Consiglio Comunale. Questa è quella che abbiamo detto. E aggiungo un'altra cosa, poi dopo ci riserviamo di intervenire sugli altri punti all'ordine del giorno. Io non entro nel merito tecnico di Piazzale Aldamoro, non l'ho seguito, la seguivano altri consiglieri, ma ho posto un problema di carattere di sicurezza. È vero, voglio dire, che quei parapetti a norma rispetto a quelle che dice la legge, ma un po' di buonsenso, se alziamo un po' il parapetto, visto che, voglio dire, che è frequentato da bambini, è una disattenzione dei genitori, o comunque, voglio dire, un gioco più acceso dei bambini, ce lo troveremo giù alla ferrovia. È possibile alzare, voglio dire, io non dico con i vetri come stavo prima, ma mettere ancora qualche rialzo a quel parapetto che si affaccia nella ferrovia. Credo è a norme, per l'amor di Dio andate a verificare, ma ho l'impressione che quell'altezza non sia, voglio dire, come buon senso, non come tecnicamente, bisognerebbe sollevarlo un po'. La mia preoccupazione è che i bambini, voglio dire, sono imprevedibili rispetto a un parco gioco e quindi secondo noi un buon senso è quello di prevedere che, voglio dire, evitiamo che succederà qualcosa di brutto, diciamo, al comune di Gragnano.
Grazie. Grazie consigliere. Do a questo punto la parola all'architetto Maio. Sì, sulle verifiche, diciamo, sulle risposte in consiglio, penso ci sia la dottoressa Curci e l'architetto Maio. Sulle verifiche di Piazzale Arlomoro del parapetto, già abbiamo fatto delle verifiche per capire un attimo anche l'impegno finanziario che ci vuole per questo ulteriore apporto di modifica. Logicamente questa era una questione vecchia, quella del parapetto, perché per dare profondità alla piazza, diciamo da tempo, no? Anche la vecchia amministrazione volevamo togliere quei pannelli che non dessero profondità e visione, dessero il senso di ampiezza al piazzale Aldo Moro, diciamo che credo finalmente, diciamo, ha un accesso adeguato. Prego, architetto Ma prego. Allora, per quanto riguarda i lavori, per il parcheggio di Via dei Sepolcri è stata fatta l'aggiudicazione della gara alla ditta, è stata pubblicata venerdì sull'albo pretorio. Ieri abbiamo fatto la comunicazione di aggiudicazione, da quella data decorrono i 35 giorni dello stainless steel per la stipula del contratto. Piazza San Leone pure è stata fatta l'aggiudicazione, abbiamo già fatto la richiesta di documenti per il contratto alla ditta, settimana prossima che rientra la segretaria già è stata fatta la bozza di contratto, dobbiamo solo stipulare. Museo della Pasta, come diceva il sindaco, abbiamo un contenzioso in corso con la ditta aggiudicataria perché ho dovuto fare la revoca dell'aggiudicazione, quindi dalla data della revoca il 30° giorno la ditta ha fatto ricorso e la sentenza è stata stabilita per il 7 settembre. Poi che mi carcere mi sembra il carcere, no, il carcere vabbè, è stato ultimato, pure abbiamo trasmesso anche all'ufficio finanziario, all'ufficio manutenzione la comunicazione di deposito degli atti di collaudo del genio civile, quindi la struttura è interamente utilizzabile. Poi che c'era più? C'era Via Madonna delle Grazie. Ah, Via Madonna delle Grazie, avevamo già fatto una contestazione al Comune di Santa Maria per iscritto a firma mia e del sindaco, dove chiedevamo tutti gli atti sia tecnici che contabili relativi a questa variante, di cui loro hanno trasmesso esclusivamente la delibera senza allegati, e le avevamo anche diffidati ad effettuare qualsiasi lavoro senza invariante, senza la nostra preventiva autorizzazione. Ieri ho chiamato di nuovo il Comune di Santa Maria proprio a seguito dell'episodio che è successo dopo le piogge e mi hanno detto che settimana prossima rientrano in servizio e ci mandano tutti i documenti. Ovviamente senza avere i documenti alla mano e senza capire cosa hanno autorizzato, noi non possiamo controbattere, quindi stiamo aspettando la documentazione sì. Grazie architetto. Ci sono altri interventi? Forse l'errore di Madonna delle Grazie è stato proprio affidare la governance a Santa Maria, no, del processo. Questo evidenzia anche l'efficienza dei nostri lavori pubblici quando seguiamo noi le opere, no? Cioè, tra l'altro quando ci fu però da allora non abbiamo perso un secondo nelle sollecitazioni, no, tra l'altro il sprofondamento è stato causato dai lavori della Gori, sono i sottoservizi che hanno determinato il cedimento. Sì, ma infatti poi è tutto manca. Grazie architetto. Il campo sportivo, giusto? Per l'ultima... il campo sportivo diamo la parola alla dottoressa Curci. Questo posso argomentare? Certo. Sì. Sì, l'ufficio ha provveduto a inviare una nota per il in merito all'impianto di illuminazione, giusto? Ok, no, e l'ufficio patrimonio le ricordo che non ha figure tecniche, quindi noi abbiamo demandato agli altri uffici il sopralluogo per la verifica di quanto era stato, diciamo, ipotizzato. Per le vie brevi le posso già dire che non c'è alcun impianto di illuminazione. Poi faccio solo una precisazione, perché tra l'altro ci abbiamo lavorato, però se uno fa... C'è. Aspettiamo
aspettiamo il feedback della richiesta di sopralluogo. Aspetto io la formalizzazione e poi la posso formalizzare a lei. Vabbè. Giusto un'osservazione sul campo sportivo, perché se questo, come giustamente rilevato, è luogo, anche perché lo dico a tutti, anche chi va negli uffici, noi non abbiamo bisogno di pigiami, la mattina ci vestiamo con abiti da lavoro e quindi siamo molto sereni. Ci stavamo interrogando sulla possibilità, perché come tutti sappiamo, lo sappiamo anche Paolo, il problema dell'omologazione del campo sportivo, non a caso all'interno di una commissione lavori pubblici su possibilità di incarico di progettazione abbiamo inserito anche la progettazione del campo. Oggi nel breve periodo, essendo un campo che a conti fatti ha difficoltà di avere una omologazione, quindi difficilmente può essere utilizzato per partite ufficiali, se non la FIGC ulteriormente ci fa quest'atto di clemenza, ipotizzavamo, e quindi verrà discusso in commissione, la possibilità di fare un bando breve. Perché se noi oggi andassimo a fare un bando di lungo periodo, vorrà dire ok, ci vogliono i costi dell'omologizzazione che magari può costare 200.000 euro, non lo so, 150.000 euro, 200.000 euro, mi confermano, è altro, la duration inevitabilmente deve essere più lunga e potrebbe vincolarci a forme di opportunità di finanziamento e altro che potrebbero contemplare anche l'utilizzo della parte che è stato oggetto poi di incarico di questi finanziamenti di progettazione in termini di mobilità, di garage e altro che potrebbero liberare il centro storico. Quindi quello che verrà proposto, ultimando tutti i calcoli, e qui è stata fatta un'osservazione soprattutto dal punto di vista strategico, è dire ok, il campo è così in queste condizioni, prendiamoci un breve periodo che può essere, lo decidiamo insieme, un anno, due anni o altro, fermo restando un'eventualità di proroga, perché non è possibile, noi non possiamo fare investimenti per l'omologazione del campo, visto che stiamo agendo in maniera più comprensiva per sfruttare qualche finanziamento e qualche opportunità, chi può diminuire la duration e utilizzare il campo per tutte le manifestazioni possibili, perché ahimè da diversi anni, come tutti sappiamo, c'è la tematica dell'omologazione pending, diciamo, che sta in corso. In alternativa dovremmo fare un investimento e vincolarci con più anni, però cioè non va proprio in un'ottica di visione a quanto più volte detto e sottoscritto in diversi anche programmi elettorali dell'utilizzo e della rifunzionalizzazione diversa del campo sportivo. Allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto ok, investiamo in progettazione, vediamo cosa si può fare all'interno del campo sportivo e andiamo avanti. Nel breve, così come si sta facendo per il pallone geodetico, proponiamo e condividiamo un bando per l'utilizzo di chi oggi fa delle attività. Per questo c'è stato un approfondimento, penso che si sta quadrando anche dal punto di vista, perché ci deve essere logicamente una possibilità. Faccio un'ulteriore precisazione perché è doverosa, perché tutti noi approviamo i fabbisogni del personale. Oggi il comune di Gragnano, così un po' come il giudice di pace, doveva pensare prima, non ha possibilità di gestione del campo. Cioè, partiamo da questo presupposto, è difficile individuare delle risorse altre. Ricordo a tutti, anche al consigliere d'Arc, che teniamo ancora la sede del Parco Imperiale chiusa, cioè che la paghiamo e non è mai stata utilizzata, cioè che questo davvero è una preoccupazione, ci costituisce danno erariale da tempo. Quindi noi dobbiamo cercare di utilizzare nel miglior modo possibile le risorse interne per far fronte ai beni che vogliamo utilizzare nel patrimonio. Questa amministrazione a questo sta cercando di pensare, lo condivideremo insieme in commissione. Grazie. Grazie Sindaco. Io chiedo scusa, credo che consigliere Cimino, prego. Il consigliere D'Arco abbia chiesto, al di là del bando, poi andremo a discutere, se vi sono impianti di illuminazione nel comune di Gragnano, nel campo sportivo. Ci sono o non ci sono? Sì, ma indipendentemente dal fatto che abbiamo mandato, fatto la celerità, questo l'abbiamo chiesto già un mese fa. Quindi lei non sa la risposta ancora, perché deve arrivare ancora su sopralluogo, è stato fatto. La risposta non c'è, vabbè. E questa è una, la risposta non ci sta. Quindi sopralluogo non è stato fatto. Detto questo, per quanto riguarda il bando, per fare a breve termine, mi meraviglia che il nostro sindaco, che dice di aver preso più finanziamenti della provincia di Napoli, non si sia impegnato per chiedere
un finanziamento anche per questi lavori del campo sportivo. Ci poi questo si vedrà, questo è quello che hai detto tu, poi vedremo se avremo dei finanziamenti. Visto che abbiamo avuto tanti finanziamenti, mi meraviglia come non abbiamo chiesto pure un finanziamento per l'adeguamento del campo sportivo, che poi ce lo danno, non ce lo danno, però non è stata richiesta per niente. Quindi io prendo atto che il sopralluogo dell'impianto di illuminazione non è stato fatto. È stato fatto o non è stato fatto? Tre. Vabbè. Chiarissimo. Ha avuto la risposta, gli diamo anche la risposta scritta al consigliere D'Arco. Vabbè, Paolo, perdonami solo amichevolmente una breve replica. Diciamo, avere un intervento nei miei confronti in tema di finanziamento mi sembra indecoroso, perché anche durante l'amministrazione Cimmino invito chiunque faceva parte di quella composizione politica a individuare un risultato, diciamo, in termini di finanziamenti extra comunali, oltre a quelli l'impegno profuso, diciamo, dal sottoscritto in tema di fognature, no, perché anche spesso Ordi, consentimi una cosa, diciamo, io sto cercando sempre di mantenere questo clima di stesso difficoltà. Spesso si dice, sa, questa è un'opera vecchia, l'amministrazione Cimmino come sottoscritto effettivamente o non ne avesse fatto parte oppure non si fosse impegnato proprio nella stesura finanziaria e nella redazione del progetto di quello che è più completo. Però al di là di questo, l'impegno è fatto bene a rilevarlo sull'omologazione, oggi non c'è, perché come avevamo condiviso effettivamente anche in commissione, oggi noi cerchiamo su quell'opera di arrivare a una progettazione molto più complessa, cioè investire, faccio un esempio, 200.000 euro per 2 anni e in tempi brevi su quell'opera. Tu come sai, su quell'opera in realtà noi abbiamo ottenuto già un finanziamento dell'università, che all'epoca era assessore, tra l'altro lo ribadisco, il comune di Gragnano è l'unico ad aver avuto il doppio finanziamento sull'università che ci consente di realizzare il pallone geodetico, cosa che non è mai successa. Detto ciò, no, è proprio questo l'intervento strategico e di condivisione. Anziché preoccuparci dell'omologazione nel breve, visto che l'abbiamo detto, tra l'altro se prendiamo il nostro programma elettorale che ci siamo presentati alla città, si parlava sempre di rigenerazione del campo e delocalizzazione. Allora noi per questo abbiamo investito in termini di progettazione sul campo, per capire effettivamente se si può fare un'opera più complessa, diversa, magari prevedendo anche dei parcheggi, perché è un'area particolarmente dedicata. A valle di quello ci impegniamo ad ottenere un finanziamento, se no altrimenti sarebbe una cosa un po' stonata, cioè chiedere noi un finanziamento, ottenere l'omologazione, ridarlo e nei 5 anni riintervenire. Allora la visione che dovrebbe essere di condivisione, ok, dice noi facciamo un bando temporale, se come spesso è accaduto, io più volte siamo andati in FIGCA, riusciamo a ottenere qualche proroga, a prescindere questo campo può essere utilizzato per entrambe le cose, se no altrimenti non può essere utilizzato per composizioni ufficiali. E chi parteciperà al bando parte da il caso peggiore, mi viene un termine in inglese, e dire ok, tu lo puoi utilizzare solo se poi ci sarà una prologa, è una cosa aggiuntiva che lo puoi utilizzare pure con convenzioni, diciamo, per manifestazioni ufficiali. Fatto sta che noi non ci impegniamo per l'omologazione nell'investire i 200.000 euro a breve, ma ci siamo impegnati in una progettazione. A valle di quello sicuramente spero che ci sarà un dato che ci diranno cosa si può fare e cosa non si può fare, avremo una progettazione, avremo un importo e ci adoperiamo insieme per ottenere un finanziamento. Era proprio questa la visione, diciamo, inerente al campo sportivo. Grazie Sindaco, ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, procediamo con il prossimo punto all'ordine del giorno. Intanto voglio salutare il consigliere Salvatore Castrignano, che è collegato in videoconferenza. Buongiorno consigliere. Buongiorno, salve a tutti. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è la ratifica deliberazione di giunta comunale numero 161 del 28/7/2022, ad oggetto variazione di urgenza al bilancio di previsione 2022-2024
ai sensi dell'articolo 175,4 del TUEL. Sul punto la parola all'assessore Luca De Riso. Prego, assessore. Buongiorno a tutti quanti, grazie Presidente. Allora, la delibera oggi, l'attenzione di approvazione, è una semplice ratifica di ratifica, è stata fatta questa delibera di urgenza ai sensi dell'articolo 175,4 il 28 luglio, quando sono state indette le elezioni per la copertura delle spese, quindi sono entrate e spese che vanno a coprire le spese normalmente già preventivate per le elezioni. Grazie Assessore, ci sono interventi? Perfetto. Mettiamo allora in votazione il punto all'ordine del giorno, che è una ratifica deliberazione di Giunta Comunale numero 161 del 28/7/2022 ad oggetto variazione di urgenza al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'articolo 175,4 del TUEL. Favorevoli? Voto all'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Stessa votazione, la delibera approvata. Passiamo al punto numero 3 all'ordine del giorno, che è la variazione di bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 ex articolo 175,2 del TUEL. La parola di nuovo all'assessore per la proposta di Riso. Grazie allora, assessore. La variazione più consistente all'interno di questo atto è la previsione dell'aumento per il nuovo piano industriale dei rifiuti. Ad oggi l'incremento dei costi diciamo virtuale, perché poi non sapremo definitivamente in caso di aggiudicazione della gara quale potrebbe essere il ribasso della ditta, è sempre in funzione dell'approvazione del nuovo PEF 2023-2026, che come ben sappiamo a gennaio è stato approvato il PEF 2022-2024, dove all'interno non veniva previsto diciamo incrementi di costo. Ad oggi l'incremento maggiore quindi dovrebbe essere di circa 595.000 euro comunicati dal dottore Ambrosio. All'interno di questa variazione vengono inserite anche alcune poste, perché diciamo siamo aggiudicatari per circa 437.000 euro di bandi della missione 1 di PA Digitale 2026. Diciamo che la missione numero 1 del PNRR parla di digitalizzazione. Gli uffici sono stati pronti e solerti all'apertura dei bandi e siamo tra i comuni più finanziati d'Italia per queste misure. Ad oggi ci sono 4 misure finanziate, peccato che dopo pochi giorni che è arrivato il parere del revisore dei conti è arrivato un ulteriore finanziamento per il sito e i servizi online per circa altri 280.000 euro, quindi le due missioni che noi cercheremo di portare sono quelle sia di un cambiamento di infrastruttura digitale attraverso il miglioramento della banda larga, però attraverso questo per arrivare a una transizione digitale del comune di Gragnano, anche diciamo derivato dal fatto che il Covid ha cambiato le abitudini di vita un po' di tutti quanti, è causa che l'Italia è un paese diciamo di fronte all'Europa meno digitalizzato, sono stati dedicati circa il 20% di tutti i fondi del PNRR, quindi parliamo di circa 190 miliardi alla digitalizzazione del processo, che noi cercheremo di attraverso delle matrici, che la prima è la cyber security, cercheremo di migliorare tutto quello che è nella sicurezza attraverso una trasformazione digitale che ci porti a uno sviluppo dei servizi online sia verso l'interno che verso l'esterno. Per esterno quindi intendo verso i cittadini attraverso il miglioramento di determinati servizi. Il 27 settembre inizieremo anche con l'anagrafe digitale, siamo già pronti per solerti ad attivare queste nuove funzioni. È tutto in funzione dello studio dei dati, dei cosiddetti big data, che servono per l'utilizzo diciamo la fruizione di tutti i dati per capire
seguire e monitorare i processi interni ed esterni del comune. In ulteriore c'è stata l'ultima variazione che riguarda la segnaletica stradale, dove noi inizio anno già in bilancio di previsione abbiamo previsto una cifra che era circa di 30.000 euro, poi in funzione dell'egregio lavoro degli uffici che con i nostri dipendenti sono riusciti a sopperire alle mancanze di personale e riuscire egregiamente a tenere pulita la nostra città, abbiamo deciso di dirottare questi fondi attraverso anche una piccola economia derivata dal differimento delle assunzioni che c'è stata, che a breve inizieranno, cercando di implementare la segnaletica stradale, questo per ai fini di una sicurezza che possa portare a tutti i cittadini. Sappiamo benissimo che non è una cifra idonea a sopperire le mancanze di tutto il territorio, però è un primo segnale che vogliamo dare. Grazie assessore. Consigliere Cimbino, prego. Vabbè, in relazione a questo punto all'ordine del giorno, si tratta dei 510.000 euro che riguardano il piano dei servizi di raccolta, ne abbiamo discusso pure in commissione. La stessa cosa dicasi per la segnaletica che va potenziata e ovviamente per quanto riguarda la digitalizzazione prendo atto che dalla provincia di Napoli siamo passati alla nazione Italia, cioè al paese più finanziato della provincia di Napoli, siamo passati a quello di tutta Italia, poi ovviamente fra poco passeremo all'Europa per realizzare il sogno di Edgardo di passare pure ai fondi americani, il nostro Obama. Detto questo, è un provvedimento che poteremo senz'altro. Grazie consigliere Cimbino. Paolo, prego assessore, vai. Semplicemente la misura 1.2 che è quella del miglioramento della trasformazione in cloud dei servizi, siamo il quarto in Italia, in tutta in Italia, il ripolo d'Italia. Quindi con comuni con una percentuale di abitanti molto superiore a noi hanno avuto un importo inferiore. Però diciamo quarto, non diciamo quinto. Siamo giù. Tra i primi ha detto. Prego, sì. Giusto una battuta all'amico Paolo, in realtà questo è successo anche in tema di PNRR istruzione, non lo so, visto che siete molto attenti, il comune di Gragnano ha avuto una valutazione 95 su 100. Che è una delle più alte d'Italia. E anche in termini assoluti, dove all'inizio c'era un po' di scetticismo, lo dico perché poi spesso uno parla di PNRR e dice i soldi arrivano a tutti, e lo ripeto, non è così. Sia nella qualità. E però io vi invito in un'analisi critica, diciamo, delle graduatorie, dei comuni che ci sono e degli importi. Così come il primo finanziamento, quello che riguardava Castello, che ci fu un confronto e ricordo furono fatte le osservazioni, il comune di Gragnano ha ottenuto oltre 4,5 milioni di finanziamento, molto alla lunga rispetto agli altri comuni anche omogenei. Sul PNRR l'istruzione ancora di più, vi devo dire, non solo siamo stati uno dei primi aggiudicatari, ma l'importo è di circa 3 milioni e mezzo rispetto a dei valori residuali in cui si sono impiegati altri comuni. Al di là delle battute, io non so se verrà Obama, però quando facciamo dei riferimenti in termini numerici di finanziamento sono dati oggettivi, cioè nel senso che i numeri sono numeri, difficilmente possono essere diciamo evidenziati. L'esempio cardine di tutto questo, anche quando lì c'era molto scetticismo al contratto istituzionale di sviluppo, sebbene all'interno di questo consiglio è passato inosservato, tengo ulteriormente a precisare che nessun comune ha ottenuto quella tipologia di finanziamento. Lì abbiamo ottenuto 35 milioni sui 218 disponibili di tutta la regione Campania. Tengo a precisare che noi non eravamo all'interno di quel procedimento. Tengo a precisare che su 218 milioni a 35, tu sei bravo con i numeri, è un livello di percentuale anche sì in termini territoriali. Che significa? A chi? Gragnano si riguarda il tratto ferroviario che va da Gragnano a Castellammare. Che devo dirti ti do un altro elemento per valutare, è il primo tratto che verrà finanziato rispetto a quello di Torre,
perché erano due linee di finanziamento, anche il Buon Mario, lo sa che erano circa 70 milioni dove c'era una lotta che volevano partire dai tour, noi siamo stati i primi del primo tratto che verrà finanziato all'interno del CIS. E all'interno di quella misura di finanziamento siamo riusciti a ottenere un ulteriore milione e mezzo sul Museo della Pace. Tengo a precisare che ho sottoscritto, è andato a firmare lui la delibera del CIS. Quindi pure che la ricaduta c'è sugli altri comuni, come sindaco c'era il sindaco del comune di Gragnano. Cioè, quindi credo che sia un grandissimo risultato. Votazione, giusto? Se non ci sono interventi. Grazie sindaco. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, volevo solo capire il collegamento con il consigliere Castrignano, che lo vedevo prima ma non lo riesco a vedere prima della votazione. Se riusciamo a ripristinare, altrimenti andiamo avanti. Consigliere Castrignano. Diamo atto che il consigliere Castrignano è assente. Al momento mettiamo in votazione il punto numero 3 all'ordine del giorno, che è valutazione di bilancio di previsione finanziaria 2022-2024, ex articolo 175, comma 2 del TUEL. Favorevoli? Voto all'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Stessa votazione, la delibera è approvata. Passiamo al quarto e ultimo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del piano industriale di organizzazione del servizio integrato di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti. Sul punto la parola al sindaco delegato. Prego, sindaco. Sindaco delegato, giustamente in qualità di assessore. La proposta prevede di approvare appunto il piano industriale per lo svolgimento del servizio integrato di raccolta, spazzamento e smaltimento rifiuti sul territorio del comune di Gragnano. Come già emerso dalla precedente discussione, questo piano è stato ampiamente discusso e condiviso con le forze politiche. Faccio i complimenti a tutti per l'azione e per il contributo dato nella fase di condivisione di questo strumento, che è indubbio, come qualcuno ci fa rilevare, è di primaria importanza per la nostra comunità. Faccio una breve introduzione al corpo del documento, ma ripeto, come già ampiamente condiviso, poi dopo magari lascio la parola al dottor Ambrosio per delle integrazioni. Il documento è diviso in diverse fasi. Abbiamo fatto una prima fase, devo dire, molto accurata di analisi di quello che poteva essere il mercato di riferimento, vale a dire il nostro stato d'essere degli obiettivi di raccolta differenziata. Dall'altro ci siamo concentrati nell'analizzare i valori rilevati dal vecchio piano, anche in termini numerici, in termini di raccolta. Dall'altro ci siamo concentrati anche sui valori e risultati raggiunti nell'esercizio appunto delle funzioni del servizio. Poi siamo andati anche un po' oltre, abbiamo cercato di fare un'analisi di riferimento degli obiettivi raggiunti, un'analisi benchmarking in relazione alla regione Campania, ma anche in relazione a comuni omogenei e simili per caratteristiche rispetto al nostro territorio. E devo dire che sebbene, diciamo, c'è una fase
aspettata anche di costanza dei risultati raggiunti, ma il Comune di Gragnano già ha raggiunto dei risultati soddisfacenti rispetto a comuni a noi similari. L'obiettivo logicamente molto più ambizioso è cercare di avere l'ulteriore incremento di crescita di valori differenziati anche per diversi qualità di materiale. E non a caso all'interno del piano, anche grazie anche al dottore, soprattutto al dottor Ambrosio, dove abbiamo cercato di evidenziare in maniera chiara e semplice gli obiettivi che questo piano si intende perseguire. Non a caso abbiamo anche cercato di dividere la nostra area in quattro aree omogenee, due aree particolarmente centrali, l'area bassa, se così si può identificare, che riguarda la zona del Parco Imperiale, e l'area alta di Gragnano, considerando anche in maniera a sé stante la Valle dei Mulini. Questo l'abbiamo fatto per cercare di perseguire meglio alcuni obiettivi, quali il monitoraggio e il controllo delle aree, ma soprattutto per percepire anche dei bisogni che necessariamente per la morfologia del territorio sono diversi di area a area del territorio comunale. Basta pensare a alcune difficoltà anche in termini di spazzamento che può riguardare le zone alte. Anche qui abbiamo cercato di, in termini di automezzi, di dotare Gragnano di strutture adeguate affinché il servizio si svolga meglio. Allo stesso tempo, come dicevo, abbiamo cercato di individuare degli obiettivi tangibili da raggiungere per questo nuovo piano, e riguardano a quello che poi sono anche gli obiettivi generali che il Ministero della Transizione Ecologica ci dava, la il monitoraggio, l'incentivazione, la sensibilizzazione, e in particolare per il nostro territorio di riferimento cercare di incidere maggiormente su alcune frazioni, l'indifferenziato e l'umido. Il dottor Ambrosio dopo dirà meglio di me attraverso quali tecniche, ma sicuramente attraverso un'infrastruttura sia tecnologica sia di fornitura a supporto del servizio, e anche attraverso un controllo che può essere molto più attraverso minuzioso, attraverso dei sistemi di software. L'organizzazione del servizio resta pressoché invariata nelle unità del personale. Abbiamo anche chiarito quell'annosa questione tra guardie ambientali ed ispettori ambientali, quindi si tratterà di guardie ambientali eventualmente a supporto del servizio. Abbiamo cercato anche di inserire delle forme, delle forniture che vanno a consumo anziché quantificate in maniera costante in termini assoluti del servizio, come quelli della distribuzione delle buste, e abbiamo fatto anche dei piccoli accorgimenti che possono sicuramente sensibilizzare, incentivare il discorso di raccolta e differenziata. Tutto questo inevitabilmente porterà e porta un aumento dei prezzi che è in linea a quelli che oggi il Comune per gli stessi servizi sono identificati, per gli stessi servizi che oggi noi praticamente paghiamo per lo svolgimento di questi servizi. Qualche scostamento forse in maniera rilevante è dettato dall'aumento dei prezzi, ma anche a forza all'aumento delle forniture. Quindi per me non sta che volevo ringraziare il dottor Ambrosio, volevo ringraziare tutta la componente politica per la condivisione, per il supporto dato dalle commissioni. Volevo ringraziare il segretario generale che non c'è, che mi ha aiutato in un confronto, soprattutto nell'ultima fase con il dottor Ambrosio, sperando che abbiamo dato dei suggerimenti e delle anche consigli giusti nella redazione del piano, anche alla luce, devo dire, del recente decreto che è stato emanato dal Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno del 2022,
dove fissa i criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di raccolta dei rifiuti, per lo spazzamento e per le forniture. All'avvalo di questo decreto, la cui pubblicazione avverrà nei prossimi mesi, già con il dottor Ambroso ci siamo allertati nel leggere quanto pubblicato alla Gazzetta, inevitabilmente in fase di gara tutte le osservazioni. Per fortuna parte sembrerebbero già essere contemplate in questo documento, però sicuramente saranno contemplate alla luce di questi nuovi riferimenti normativi in fase di gara. Volevo proporre al Consiglio, prima dell'approvazione, un emendamento. In particolare riguarda una scheda di sintesi a pagina 25, anche questa nata da un confronto, penso ne siete aggiornati. In una delle sezioni di confronto appunto con il dottor Ambrosio c'era una questione, credo ormai abbastanza nota, di alcuni beni che sono in possesso al Comune e vengono dati in utilizzo alla società di raccolta. Inevitabilmente questi beni, a valle di di una contabilità, quindi in Consiglio sono dei commercialisti e possono aiutarmi nel ragionamento, dei 5 anni credo erano state completamente ammortizzati. Io feci, diciamo, in un confronto con Ambrosio notare che il valore contabile è una cosa, il valore finale del bene è un'altra, quindi inevitabilmente il bene, sebbene ammortizzato, ha ancora un valore. Questo valore doveva essere oggetto di valutazione che minuziosamente il dottor Ambrosio ha quantificato e viene viceversa, sulla stessa logica di concetto, è sottratto nella fase di aggiudicazione. Invece, abbiamo notato invece che nella tabella 25 questi valori siano nel prospetto riepilogativo delle attrezzature siano sottratti all'ammortamento dei beni che oggetto del piano, quindi dei beni nuovi. Quindi alla base di questo dovremmo, diciamo, togliere le ultime 4 righe e considerarle in maniera a sé stante, dove cambierà il costo annuale delle attrezzature. Questa è la sintesi. Passo la parola al dottor Ambrosio, che sicuramente lo spiegherà meglio di me, e far comprendere poi questo valore dove sarà imputato logicamente in una sezione del piano dove non è oggetto di ribasso. Grazie sindaco. Allora la parola all'architetto Michele Ambrosio per specificare l'emendamento. Prego. Va meglio? Ok. Buongiorno a tutti intanto. Parto dall'ultimo punto, poi per poi entrare, voglio dire, nel dettaglio analitico e più tecnico del dimensionamento strutturale del piano. In merito alla scheda di pagina 25, come anticipava il sindaco, vengono contemplati i costi, ma anche, voglio dire, il dimensionamento delle attrezzature necessaria allo svolgimento del servizio. E in questa scheda non solo vengono considerati i costi attivi, quindi quelli oggetto di fornitura, ma anche quelli passivi dovuti all'ammortamento dei beni di proprietà del Comune che vengono poi dati in gestione e in uso alla ditta. Per una comodità soprattutto gestionale di fatturazione prevalentemente, è opportuno estrapolare le ultime 4 voci in negativo e quindi spostarle nei costi del servizio A e dei costi fissi ed incomprimibili. In questo modo ci agevoliamo soprattutto, insomma, in fase di pagamento di molto il lavoro, e che altrimenti di volta in volta avremmo dovuto fare un raffronto tra le attrezzature effettivamente fornite e da queste poi detrarre il corrispettivo dell'ammortamento su base annuale e quindi mensile. Un lavoro troppo articolato che si risolverebbe con questo spostamento di questa voce fissa nel servizio A, detraendola una sola volta e comportando una diminuzione, sia pur quasi ininfluente, del costo del canone mensile. In sostanza le macrovoci rimangono invariate, i costi totali rimangono invariati, si tratta di spostare questa voce complessiva di circa 17.000 euro dal servizio B, che quindi aumenta, al servizio A, che quindi diminuisce dell'esatto corrispettivo. Quindi questo era per spiegare la decisione, la scelta di proporre questo cambiamento. E per il resto, partendo da quanto già diffusamente anticipato dal sindaco, il documento
parte si pone come documento di riferimento non solo per il dimensionamento economico e gestionale del servizio integrato di raccolta, spazzamento e smaltimento di rifiuti, ma anche come strumento strategico per le modalità operative di svolgimento dello stesso. Insomma, si è diviso, si compone di due parti: una analitica, in cui abbiamo cercato di fare un confronto non solo con gli altri comuni, un confronto anche con il territorio stesso, cercando dividendolo in quattro zone omogenee e evidenziando quelle che sono le difficoltà territoriali, che tutti dati ed elementi utili a chi insomma, poi deciderà di presentare un'offerta in fase di gara. E è venuto fuori che tutto sommato il risultato ottenuto dal comune di Gragnano nell'ultimo quinquennio si pone in una fascia medio-alta rispetto agli altri comuni aventi caratteristiche analoghe. Tuttavia questo dato, e mi riferisco in particolare alla percentuale di raccolta differenziata che si è assestata intorno al 62%, questo dato, anche se positivo, non è sufficiente a superare quell'obiettivo minimo che poi viene imposto dal decreto ambiente 152/2006, che prevede una percentuale minima del 65%. Quindi partendo dalle criticità che si sono rilevate nell'attuale svolgimento, ma seguendo anche la direzione, voglio dire, amministrativa in materia di miglioramento del servizio, insomma, si sono posti degli obiettivi. L'obiettivo principale, forse molto ambizioso, ma io credo certamente raggiungibile, è quello del 72,5% di raccolta differenziata, che ci pone, insomma, si è raggiunto, voglio dire, a livelli molto alti, non solo in ambito regionale. E naturalmente tutto questo, ritornando alla questione tecnica, come si vuole raggiungere questo obiettivo? Sono state fatte delle innovazioni, naturalmente. Per prima cosa si è messo male al calendario. Viene prevista una doppia raccolta quotidiana, quindi per ogni giorno di raccolta è prevista una doppia raccolta, doppia frazione merceologica da ritirare, ed è stato strategicamente destinata al sabato la sola frazione indifferenziata, per evitare che anche attraverso una errata operazione di raccolta potesse finire in questa frazione indifferenziata, che, come diceva il sindaco, è quella che comporta forse il maggior costo, anche quei rifiuti che in realtà sono addirittura non solo a costo zero, ma addirittura che producono un ricavo. È stato introdotto per la sola frazione estiva, in corrispondenza della giornata del sabato, la raccolta dell'umido destinata alle cosiddette utenze non domestiche food, quindi ristoranti e pizzerie, che vanno in difficoltà durante il fine settimana, dovendo attendere poi, una volta esposti i rifiuti il giovedì sera, devono attendere poi la domenica sera per procedere al conferimento della frazione, e chiaramente vanno in difficoltà. È stato introdotto un secondo turno di multimateriale leggero, cioè quello composto da plastica e banda stagnata, con il chiaro intento di cercare di sottrarre il più possibile queste frazioni dalla frazione indifferenziata. Sono stati poi previsti altri interventi che riguardano l'introduzione di nuove frazioni merceologiche rispetto a quelle precedenti. In particolare viene introdotto lo smaltimento di tonnare e cartucce esaurite, residui dei bacini idrografici e da costruzione e demolizione di provenienza domestica. Tutto questo naturalmente ci ha fatto riflettere su quello che è anche la fase operativa e gestionale del servizio, perché dovendo prevedere un doppio turno di raccolta si è pensato di anticipare di un'ora, e questa è una delle novità più importanti di questo piano, anticipare di un'ora all'inizio del servizio di raccolta, quindi prevedendo un costo aggiuntivo di notturna per tutti gli impiegati, per tutti gli operatori impegnati nel turno di raccolta. Per il resto si è puntata a una generale innovazione tecnologica del servizio. Si è puntata ad avere dei distributori di buste automatici, si è puntata ad avere dei mezzi che si confacessero più
più facilmente a quelle che sono le difficoltà strutturali del territorio. Si è pensato di introdurre anche delle ecoisole, andando a coprire magari i punti periferici della città, dando la possibilità di smaltire, di conferire in qualsiasi momento particolari tipologie di rifiuti. Chiaramente, come diceva il sindaco, tutto questo si è tradotto in un aumento generale dei costi che sarà più dettagliatamente assestato in fase di affidamento poi del servizio al gestore, al prossimo gestore, quando si terrà conto del ribasso effettuato in fase di gara e ci sarà a questo punto la possibilità di dare una idea precisa anche del dimensionamento economico del piano. Grazie architetto Ambrosio. Ci sono interventi? Prego, consigliere Michele Cimmino, prego. Buongiorno sindaco, consiglieri, assessori. C'è fra poco l'approvazione appunto di questo servizio di smaltimento e rifiuti. È stato un argomento sensibile un pochettino a tutti quanti noi. Ne abbiamo discusso, ci siamo confrontati, ma alla fine siamo riusciti a dare delle migliorie sui servizi e appunto sulla raccolta. Abbiamo messo in campo appunto delle migliorie riguardante gli orari, come diceva appunto l'architetto, abbiamo messo altre raccolte come quella dei pannolini, insomma abbiamo fatto una piccola e vera rivoluzione, integrazione direi, e come volevo dire, abbiamo pensato anche bene, mi sembra, anche a qualche isola che non ne abbiamo parlato, a qualche isola in più da vedere la locazione e appunto la sistemazione di essa. Insomma, un altro risultato che questa amministrazione porta a casa. Lo voglio dire subito, quando parlo di amministrazione parlo di tutti quanti noi, l'ha detto anche il sindaco, si è creata una giusta sinergia nel momento opportuno e nelle stanze opportune. Un ringraziamento, o meglio i miei complimenti, non voglio mettere stelline in petto a nessuno, né tantomeno fare critiche verso qualcuno, assolutamente non è mia indole, ma i complimenti appunto all'architetto Michele Ambrosio, che voglio dire, qualcuno dice sì ma quello è il suo lavoro, ma io i complimenti li faccio per la dedizione più che per il lavoro, che potrebbe essere una cosa scontata. Aspetto ancora delle risposte. Appunto volevo fare questa riflessione perché qualcuno ovviamente si lamentava, non è bello che si fanno delle richieste, delle cose e non vengono date delle risposte, però io che frequento, lo posso dire tranquillamente, senza frequento un po' meno rispetto a qualcun altro il comune, ma quando vengo vedo che negli uffici onestamente non vi mettete a pettinare le bambole, come si suol dire, no, siete comunque intasati di lavoro e quindi è giusto che i tempi di attesa siano quelli che sono. Un complimento però sinceramente lo sento dovuto anche ai cittadini, perché mi sembra che nel parlare anche con qualcuno, vedendo anche le statistiche soprattutto, vedevo che il comune di Gragnano è uno dei migliori comuni per quanto riguarda la percentuale di rifiuti, insomma voglio dire di raccolta differenziata, e questo non è poco. Quello che abbiamo messo in atto, e deve essere una cosa in più per i cittadini, per tutti quanti noi, non bisogna abbassare la guardia, e certamente dalle foto che si evincono anche un pochettino sui social e via dicendo, c'è sempre qualche cittadino incivile, ovviamente a lui saranno prese i dovuti provvedimenti. Io vi ringrazio, grazie ancora all'architetto e grazie a tutti. Grazie consigliere Cimmino, prego. Consigliere Paolo Cimmino, prego. Allora, in merito a questo punto all'ordine del giorno, iniziamo dall'emendamento che si vuole fare. L'emendamento si capisce che fa facilitare un po' la fatturazione, il costo non cambia, sono 17.000 euro che dal servizio B passano al servizio a corpo, che sarebbe il servizio A, e quindi non cambia niente, facilitiamo solo la fatturazione. Detto questo, per quanto riguarda poi il provvedimento in sé, si capisce subito che è un provvedimento che nasce anche da un buon lavoro che si è svolto negli anni precedenti, tant'è vero
che come diceva sia il sindaco e sia l'architetto Ambrosi, Gragnano si è piazzato tra i primi con una percentuale di raccolta differenziata del 62,5%, anche se poi l'obiettivo è quello minimo del 65% di arrivare poi al 72%. Ovviamente facendo esperienza del passato, il dottore Ambrosio, la commissione, ma soprattutto vi dico, e questo lo ringrazio veramente il dottor Ambrosio, si sono stati apportati anche dei accorgimenti migliorativi. Sono d'accordo sulla doppia raccolta dal lunedì al venerdì, limitando solo al sabato l'indifferenziata e in periodo estivo ovviamente anche il sabato per la frazione organica ai ristoranti e alle pizzerie. Sono d'accordo nella dicifare anche di un'ora alle 4, anche se questo ci costa, sembra 65.000 euro, però è giusto che sia così. Sono d'accordo anche nell'introdurre un'altra giornata per la raccolta sia dei pannolini che degli assorbenti, quindi non solo nell'indifferenziato del sabato, ma avremo una giornata in più ed è giusto che sia così, perché tenere una volta a settimana la raccolta per i pannolini e per gli assorbenti è anche una questione di igiene per le famiglie. Così come sono d'accordo anche per la meccanizzazione della distribuzione dei kit, così come sono anche d'accordo sulla digitalizzazione delle forniture che noi andremo a fare, così nel servizio B noi sapremo quanto effettivamente, una volta che vengono pesati, siano i rifiuti che vanno poi ad essere smaltiti. Sono d'accordo anche sulle due isole ecologiche, sperando che nell'offerta migliorativa ce ne sia anche qualche proposta in più, qualche numero in più di isole minori. Così come spero che nelle offerte migliorative vi siano anche quelle che vi siano le macchine brucia plastica, giusto? Ma mancia plastica quelle là, ed è giusto che sia così, dando anche dei buoni, così come mi sembra che sia previsto da concordare questo, però con i supermercati, con altri diciamo, negozi che possono far depositare questa plastica. Così come sono d'accordo anche sul doppio turno, questa volta del multimateriale, quindi plastica, imballaggio, quindi acciaio e alluminio, doppio turno ed è una cosa molto importante che può far aumentare sicuramente la raccolta differenziata. Prendiamo atto che è stato anche chiarito la questione degli ispettori ambientali, che ci aveva anche un po' paralizzato durante gli ultimi 5 anni. È una guardia ambientale, la guardia ambientale per legge, non so se sia quella regionale o quella nazionale, è un servizio di volontariato. Detto questo, mi complimento con la commissione, mi complimento soprattutto con il dottore Ambrosi, con tutti i consiglieri e sperando che vi sia un ribasso accettabile, anche perché un costo di 600.000 euro in più, 550, 600, non ricordo bene, però vi sia un certo ribasso, e preannuncio a nome di tutta l'opposizione un voto favorevole, questa a dimostrazione che questa opposizione vota, e l'ha dimostrato in diverse occasioni, non per pregiudizio, ma nell'esclusivo interesse della città di Gragnano. Grazie consigliere Cimbino, speriamo che continuiamo su questa linea tutti quanti insieme come abbiamo lavorato in questa occasione. Ringrazio anche io l'architetto Ambrosio, tutti i consiglieri, ho partecipato anche io alle commissioni, è stato fatto un buon lavoro di tutti, soprattutto dall'architetto Ambrosio, con il sindaco presente, con la segretaria e tutti voi. Altri interventi? Prego consigliere Scala Francesco. Si sente? Okay. Grazie Presidente, un saluto ai consiglieri, agli assessori e al sindaco. Oggi il tema dei rifiuti, del riciclo, del compostaggio, della transizione ecologica sono temi che sono entrati nel lessico di ogni cittadino. Sappiamo l'importanza che rivestono, l'importanza per noi tutti, l'importanza per l'ambiente, per il pianeta, ma soprattutto per le prossime generazioni, per i nostri figli. Prima il dottor Ambrosio diceva della percentuale che in questi anni dal piano siamo riusciti ad ottenere, cioè la percentuale di riciclo fermatasi al 62,5%. L'obiettivo era maggiore, era quello del
82,5 mi sembra, quindi forse era un obiettivo troppo ottimistico. Adesso abbiamo un obiettivo forse più realistico, quello del 72,5%. Non entro nel piano, l'hanno spiegato bene il sindaco, il dottor Ambrosio. Mi piaceva sottolineare però un elemento aggiuntivo che è stato messo, che alla fine andrà a incidere a costo zero sul nostro piano, cioè l'aggiunta di delle camere mobili che andranno a controllare il territorio di Gragnano. Saranno fondamentali perché oggi purtroppo, nonostante siamo nel 2022, abbiamo ancora degli sversamenti abusivi, soprattutto nelle strade secondarie di Gragnano. Questo è un fenomeno indecoroso che purtroppo viviamo ancora quotidianamente nella nostra città, e sono sicuro che con l'aggiunta delle telecamere mobili questo fenomeno verrà arginato definitivamente. Abbiamo fatto, come dicevano prima, un grande lavoro in commissione, è stata aperta anche a tutti i membri delle forze politiche, quindi c'è stato un grande supporto, oltre che del dottor Ambrosio, di tutte le forze politiche. L'obiettivo principale era quello, nonostante sapevamo che con l'adeguamento prezzi, per forza di cose il prezzo poi della tariffa avrebbe subito una piccola variazione, è stata quella di ridurre al minimo questi aumenti, tenendo presente che l'obiettivo è quello di andare a migliorare poi i servizi che ci saranno per la raccolta nel futuro piano. Infine mi faceva piacere sottolineare un aspetto, secondo me oltre al piano sarà fondamentale con la ditta che si aggiudicherà i lavori, portare avanti una campagna di sensibilizzazione sia nelle scuole, per le famiglie e per i cittadini, perché oggi noi possiamo avere un piano straordinario, ma se non educhiamo le nuove generazioni, se non rendiamo tutti più responsabili e capiamo che i rifiuti non sono soltanto materiale al quale noi ci dobbiamo disfare, ma possono essere una vera e propria ricchezza da riutilizzare e da mettere a sistema, ecco, nessun piano può essere perfetto. Quindi l'augurio, l'auspicio è quello di portare avanti insieme alla ditta, insieme a tutti insieme, una campagna di sensibilizzazione per far sì che tutti capiscano l'importanza del riciclo, di riutilizzare gli elementi e di raggiungere e magari anche di superare quello che è l'obiettivo del 72% che ci siamo prefissati. Grazie. Grazie consigliere Francesco Scala. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, io prima di mettere in votazione do atto che la presenza del consigliere Castrignano, che prima si era assentato sul punto precedente. Lo votiamo così come emendato, quindi sì. Quindi il punto numero 4 lo mettiamo in votazione, che è l'approvazione del piano industriale di organizzazione del servizio integrato di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti, così come dalla proposta di emendamento del sindaco è ben illustrata dall'architetto Michele Ambrosio. Favorevoli? Sì. Sì, lo possiamo anche descrivere, sì, ma l'ha descritto bene anche l'architetto Ambrosio. Allora. Lo vogliamo. Quindi architetto, solo sì. Il testo della variazione, così lo leggiamo per bene. Sì. E lo leggi. Sì, vabbè, non posso rappresentare. Dato che emendate e poi lo mettiamo nelle registrazioni. Sì. Se tu vuoi prendere un altro un minuto, lo scrivi e così passiamo. Va bene. In modo bene. Che lo leggi per lo leggo. Sì. Se tu già ce l'hai emendato. No, non ce l'ho scritto, pensavo di rappresentarlo, però se necessario lo scrivo. Dato che passa nella trascrizione, che poi sarà l'oggetto dell'emendamento, se vuoi renderlo puntuale, ti scrivi un attimo. Perfetto, allora mi prendo e lo leggiamo. Perfetto. Proprio con l'emendamento. Ok, va bene. Allora sospendiamo per 5 minuti la seduta del Consiglio. Consigliere Castignano, giusto 5 minuti di attesa. Sospendiamo per descrizione di...
la parola all'avvocato per l'appello. La facciamo rientrare. Prego. Ci siamo tutti. Okay. Daura Agnello. Presente. Sorrentino Giovanni. Scala Antonio. Esposito Edgardo. De Rosa Edoardo. Scala Francesco. Presente. Elefante Alfonso rimane assente. Cimino Michele. Presente. Castignano Salvatore. C'è. Presente. Scotoniella Catello assente. Stile Vincenzo. Cimino Paolo. Marinaro Antonio. Darco Antonio. Cesarano Alfonso. Dinola Mario. De Angelis Antonio. Allora, la seduta è valida, riprendiamo i lavori della seduta. Prima di passare alla votazione del punto, do la parola all'architetto Ambrosio per illustrare l'emendamento, la descrizione. Prego, architetto. Si sente? Sì, in pratica con la proposta di emendamento si propone di estrapolare dal prospetto riepilogativo delle attrezzature di pagina 25 del piano il corrispettivo delle voci relative all'ammortamento dei beni concessi in comodato d'uso al soggetto gestore, pari complessivamente ad euro 17.836,33, in quanto costi fissi ed incomprimibili, stabilendo di contemplare il pari importo nelle voci relative al servizio A che determineranno il canone fisso mensile. Perfetto, grazie architetto Ambrosio. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione il punto numero 4, l'ultimo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del piano industriale di organizzazione del servizio integrato di raccolta, spazzamento e smaltimento rifiuti, così come emendato e ben descritto dall'architetto Ambrosio con la proposta di emendamento. Favorevoli? Voto all'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità del piano. Favorevoli? Stessa votazione, la delibera è approvata. A questo punto concludiamo i lavori del Consiglio. Ringrazio di nuovo tutti, l'architetto Ambrosio, tutti i consiglieri, il sindaco per il lavoro svolto. Buona giornata a tutti.